Ultimi preparativi in vista delle giornate FAI di primavera che si terranno oggi Nates, sabato 24 e domenica 25 marzo. Promotori e volontari stanno organizzando al meglio appuntamenti e iniziative da 2 giorni, in particolare le visite a monumenti, ville e luoghi di valore storico, artistico e culturale che verranno aperti al pubblico, attesi tantissimi visitatori. Olginate è stato scelto perché è un paese molto interessante. Olginate è sull'Adda e quindi c'è un percorso, diciamo già, chiamiamolo manzoniano, che sempre ci alletta e ci attira. Il paese ha delle cose interessanti da vedere, soprattutto il borgo è molto bello, un borgo ancora autentico. E noi proponiamo la Villa Schiatti, che è una villa privata dei primi secoli del Novecento, dove è stato trovato nel giardino della quale è stato trovato un po' di anni fa un ponte romano con una datazione ben precisa dei primi secoli dopo Cristo, quindi interessantissimo. Poi faremo sosta qui a Villa Sirtori, che è una villa storica per la città di Olginate, dove ora c'è la sede della biblioteca, e poi ci allontaneremo ancora un po' andando a Santa Maria la Vite, questo complesso molto interessante. E infine il borgo di Capiate. Capiate conserva delle cose interessantissime del periodo alto medievale, addirittura romano. L'apertura è come al solito alle 10 del mattino, con un non stop sino alle 17 del pomeriggio. E questo vale sia per sabato che per domenica. Avremo un gruppo di ragazzi ciceroni, il loro compito di sempre legato al progetto Apprendisti Ciceroni nel rapporto scuola-lavoro. Quindi si sono preparati i ragazzi del liceo Medardo Rosso, liceo artistico, preparati dalla professoressa Corti, che si esibiranno come ciceroni. In questa piazzetta molto carina qui a Lago, Piazza Garibaldi, ci saranno le bancarelle dello Slow Food. In occasione delle giornate FAI di primavera targate Olginate, i visitatori potranno inoltre apprezzare la mostra di pittura del bibliotecario Giuseppe Fumagalli, allestita a Villa Sirtori. Questa mostra è una retrospettiva e ci saranno i quadri che partono dal 1991, l'anno dove ho iniziato a dipingere, fino al 2017. I quadri oramai sono famoso per le calle, fiori, figure, e nature morte, paesaggi.